Sila, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studente. Oggi un'altra missione molto importante perché sbloccherà ovviamente parte della storia, l'orgoglio dell'imperatore. Orgoglio. Sembra che la banda abbia avuto qualche problema di recente. Raggiungiamo Tristano all'interno della palestra della scuola. E sì, non serve neanche che l'attivi in realtà, basta andare alla palestra della scuola. Ora abbiamo però questo nuovo potere con Valerio che è quello di Ombra Galattica. Il problema è che non durerà molto. Infatti dovrà acquisire un altro potere Valerio. È un po' un peccato perché Ombra Galattica è davvero figo come mostro, però non dura molto. Ma io mi sono buttato, in realtà devo andare qua sopra, ma sono matto. Matteo Scadiano di in pista, Gio Bastiano, basta per favore. Oh, allora, Tristano. Ora, si può, no? Oh, eccomi qui, grazie per essere venuti ragazzi. Ho bisogno del vostro aiuto, siete disposti a darmi una mano? Ok. Tristano ha bisogno di aiuto per risolvere alcune faccende che lo stanno preoccupando, va bene. Sapevo di poter contare su di voi, grazie di cuore. Dunque, da qualche tempo in questo luogo sono arrivati i serpenti scolastici. Noi della banda abbiamo provato a respingere i loro attacchi, ma sul punto di dargli il colpo di grazia scompaiono nel nulla. Sono certo che si tratta dell'opera di qualche tenebroso nascosto qui. Fortunatamente, uno dei nostri è riuscito a vederlo in faccia. Al momento per strada in infermeria. Passate da lui se potete. Sono sicuro che saprà darvi qualche informazione in più. Buona fortuna. Allora, noi siamo arrivati qui solo per farci dire vai in infermeria. Se non altro c'è della buona musica. Ah, questo sta in infermeria, il posto preferito di Gio Bastiano. T'a posto, Antonè? Vabbè, va. Allora, Tato, che succede? E voi chi diamine siete? Ah, siete qui per conto di Tristano. Beh, che cosa volete? Ah, il tenebroso che mi ha attaccato. Beh, ecco qua. Dunque, qualche giorno fa in palestra è tornato un ragazzo sconosciuto. Mi stavo avvicinando verso di lui, ma all'improvviso sono stato colpito. Ricorderò solo di averlo visto di sfuggita, rimettersi gli occhiali in fretta e furia. E questo è tutto ciò che so. Spero di esservi stato d'aiuto. No, veramente no. Torniamo alla palestra, oh cielo. Ora, io capisco, no, il gameplay e le cose, ma qualcuno ce l'avrà portato all'ospedale sto bimbo. Quindi gli avrà detto, guarda, riferisci al capo, Tristano, che c'è sto tizio con gli occhiali che va menando a destra e a sinistra. No? C'è qualcuno. Ah, eccolo. E non capivo dove cavolo stava. Eccomi finalmente. Siete finiti dritti nelle mie tenebre. Sa perché siete qui. Volete sconfiggermi, vero? Ma non ci riuscirete perché avrò la mia vendetta su questi teppisti. Ogni giorno mi rubano il pranzo. Ma oggi sarà il giorno della ribellione. Beh, a dire vero, la ribellione è già partita da un po'. Ah, quanto è bello vedervi strisciare senza poter neanche opporre resistenze. Dopotutto è questa la vera potenza del tubo spaziale. La vera potenza del tubo spaziale. Proprio così. E grazie ad essa diventerai sovrano dell'universo. Vi avverto però, non tollererò alcun dissidente lungo la mia strada. Allora, siete pronti ad affrontarmi? Uno studente dice di essere in grado di controllare la vera potenza del tubo spaziale. Di cosa stavamo parlando? Dobbiamo fermarlo a tutti i costi. E andiamo allora! Ero un po' troppo su di giri per questa missione, ma comunque. E questi tenebrosi da dove sono spucati? Non ne ho idea, Gio Bastiano, ma dobbiamo comunque sconfiggerli. Deep Shadow Galaxy! Beccati questo! E non vi ho fatto nulla, com'è giusto che non sia. Steng! Wow, bello, eh! Assorbi demone! O quello che è. Mamma mia, lupo metallizzato, quanto ti voglio bene! E ora, attacco in rotazione! Questo ci è rimasto, dice, non voglio più muovermi. Capo, sono stanco. E questo è per voi! E anche questo! Assorbi demone, ok. Sì, assorbi demone, perché non dubito delle mie rimembranze su questo, sugli attacchi di questo gioco? Non devo dubitare, li conosco. Attacco rotazione, questo è il nome che mi sono inventato io, certo. È giusto specificarlo, quando è giusto è giusto. Oh vai, Cyber Tirannosauro! Oh, tu che vuoi, eh? Basta, stai buono. Chi è? La caccona è tornata! Serpe Suprema! Ma perché? Io non voglio la caccona. Oddio, questa attacca forte, chiaro, eh. Sporca un po' tutto lungo la strada, ma comunque potrebbe. Già le cacche ha lasciato. Ah oh, te devi anna! Non mi piace qui quello che fai, Presa per il rotto della cuffia, forse. Se l'ho presa.
Ho sentito un Blue Moon. Eccola là, ho pestato la caccona. Non è bello pestare la cacca. No, non ha agitata sto coso. Però Sorbidemone un po' di più ce l'ha. Eh sì. Oh, fulmini e saette. Ok, ora ci siamo. Beccati questo. E ora attacco rotazione. Yeah. Questa non è difficile. Basta che schivi gli attacchi e sei a posto. No, perché ho attaccato la... Ma dai. Andrea, che fai? Andrea, che combini? Ha la resistenza sto coso, accidenti. Poi ecco, una volta che schivi gli attacchi, prendi questo qua e vai... E vai in rave time! Yessa! Bene, 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 bene. Stavo pensando che forse dovrei chiedere più supporto ad altri club. Niente, sprecato. Ma non i club quelli che ti danno la bacheca degli annunci. Quelli più classici, quelli normali con cui puoi stringere amicizia, che ti vengono a dare un po' di supporto nelle lotte, ma supporto morale, non qualche tipo di supporto extra, ecco. Chiariamo la situazione, perché sennò uno si fa delle strane idee. Dice, ma come, io l'ho fatto amicizia, e questi non mi danno nessun aiuto? Infatti, stanno lì per bellezza quasi. Allora, la trasformazione sta quasi per finire, non manca molto, ma potrei comunque ancora fare delle belle cosucce. Prima che scada. Ero molto distante, non mi avrebbe preso neanche per districio. Ah, è bacio della morte, no, che mi sporca tutto. Oddio. Che dolore che ha fatto Gibastiano. Chi è? No, Sky Snaker. Mangia, 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 mangia. Gibastiano, devi da mangiare. Oh, ma che è qua? Cavolo, si è mena questa. Dovremmo prenderla in fallo mentre cerca di caricare l'attacco e quindi poi scaricarle addosso tutti quanti i nostri colpi migliori. Infatti mo aspetto che si ricarica tutti quanti gli attacchi e non li uso. Ah, ecco, ora dovrebbe iniziare a farlo, Quando fa così è perché ci sta pensando. No, Carlo, un'altra volta, Carlo! Niente, oh, niente da fare. Non ha sentito niente. Dai, alzati, dai. Ancora? Vabbè. Ci riprovo. Niente, oh. Ma dove attacchi? Oddio, che dolore che fa. Oh, ma com'è che mo attacca più forte di prima? Che è successo? A saperlo lui... Ma dai! Non riesco... Niente, non riesco a schivare, boh. Vai. Sprecato. Oddio, non del tutto, magari. Bravi. A distanza, questa a distanza bisogna farla, sì. Mi sa proprio di sì. Oddio, è un po' confusionaria sta lotta, Iniziano ad essere molto confusionari, con troppi effetti a schermo. Per i miei gusti, ma... È bello, dai. Non è male. Ci ho provato, ma niente da fare. Non mi funzionano i tasti, non lo so. Non ne ho idea. Preme X allo spasmo, niente da fare. Io avrei fatto l'attacco, giusto a titolo informativo lo dico. Oh, e basta! Mo' di continuo lo fai! Mi metto all'angolo! Nessuno mette Andralink all'angolo! Beh, vabbè, è tutto più bello!
No, allora, becca, ti prendo a pugni, prendo la cacca a pugni. Arale con uno stecco la stuzzicava, io con i pugni. La faccio più male con i pugni che non con la trasformazione, ma scusami. Ho i pugni nelle mani. Chi è stato? Matteo o no? Ah, Gibastiano normale. Gibastiano normale è mio fratello proprio, bravissimo. Oh, raccogliamo tutto, che ci serve tutto quello che ha droppato. Per sicurezza, non per altro. E dai. Oh, rango 33 da principiante. E mi sa che mi toccherà rivederle un po' queste attività dei club. Perché potrebbero essercene altre più forti che abbiamo sbloccato. E potrebbero darci un buon aiuto. Ma il tubo... Perché tubo? Non è un tubo, è uno schifo. Ma che cosa è successo? Perché mi trovo in questo posto? Oh no, ora ricordo tutto, che cosa ho fatto? A quanto pare quella storia del tubo spaziale era tutta una finta. Beh, io l'ho trovata divertente a dire il vero. Tu dici? Ad ogni modo mi dispiace per tutti i problemi che vi ho causato. Ma quel ragazzo, Tristano Terzi, non è ciò che vuole far credere di essere. Proprio come in quel libro. Deve essere lui, l'ultimo combattente degli eroi. Ma che ci faceva tutti quei tenebrosi qui dentro? Non saprei. Semplice. Erano stati generati dal rancore degli studenti. Ora non resta che informare Tristano dell'accaduto. Andiamo! Grazie dell'aiuto, ragazzi. Lo apprezzo molto. Se non foste intervenuti voi, non oso pensare a cosa sarebbe successo. Nessun problema. Siamo felici di avervi dato una mano. È più forte di te, non è così? Non lasceresti mai i tuoi fratelli da soli. Non è quello. Più che altro non tollererei se qualcuno di loro venisse ferito. Dopotutto è proprio questo ciò che l'imperialismo mi ha insegnato. Imperialismo? Che intendi dire? Tristano, forse dovresti raccontare a questi ragazzi tutta la verità. In fondo ce lo dici sempre anche tu. La fiducia è alla base di ogni amicizia. Sul serio perché racconti loro la mia storia, Carlo? Sì, forse hai ragione. D'accordo, vi dirò tutto. Va bene, ti ascoltiamo. Dunque, dovete sapere che io provengo da una famiglia molto benestante. Mio padre, un imperialista, mi insegnava ad elevarmi sempre al di sopra degli altri. Io però non volevo comportarmi in questo modo, così subdolo. Caspita, non sapevo che la tua famiglia fosse così ricca. I miei genitori però rifiutavano ogni singola amicizia che facevo. Ma un bel giorno incontrai un amico vero, il mio primo migliore amico. In più piaceva molto anche ai miei, per cui ero piuttosto tranquillo. Dopo qualche tempo però, scoprì qualcosa di orribile. Il mio migliore amico si faceva pagare da mia madre per farmi compagnia. Caspita, che storia triste. Triste, sì, ma che disgustoso. Colui che consideravo mio amico non era che un semplice burattino contratto dai miei genitori. Io non ho mai avuto genitori o amici. Non ho idea di cosa si prova ad averne. Ora capisco. Ecco il motivo per cui non mi sono unito a voi subito insieme a Carlo. Non potevo lasciare soli i miei fratelli, gli unici che abbiano mai tenuto a me. Dopotutto, so meglio di chiunque altro cosa si prova ad essere abbandonati. Anni dopo, entrò in accademia e fondai la banda di cui divenni il capo. Probabilmente è questo l'unico modo che ho per farmi degli amici. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. Fratello, a prescindere da ciò che hai fatto finora, io voglio essere tuo amico. Come? Dici sul serio? Certo, e pensa un po', è stata proprio la banda a farci incontrare. Hai ragione. Questo significa che sono riuscito nel mio intento, in parte. Proprio così, ormai non dovresti avere più dubbi. Per questo ti chiedo ufficialmente, ti andrebbe di unirti a Club FNY? Sono stato uno sciocco a fare tutto da solo finora. Ma da oggi la musica cambia. E sia, mi unirò a voi, fratelli. Fantastico! Era certo che avresti accettato. Non avrei mai pensato di dirlo, ma ci sai fare con le parole. E lo scopri solo adesso. Mio fratello Gibastiano è il migliore. Beh, quindi, se non sbaglio c'è un'accademia da salvare, dico bene.
Già, proprio così, amico! Ben detto! Ah, giusto, stavo per dimenticarmi! Questo è per te, Tristano! Ma questo è un altro Viper Watch! Sei già riuscito a completarlo! Grazie, sorella. Apprezzo molto i tuoi sforzi. Ma è fantastico, perché non provi a testarlo subito? Sì, è un'ottima idea. Bene, trasformazione! Vipera Indaco è qui. Scaccerò il male da questo mondo. Fantastico! Bravo Tristano! Una trasformazione impeccabile. I miei complimenti. Vi ringrazio, ragazzi. Questo orologio sembra davvero portato della tecnologia. E lo è! Ha voluto ricreare alla perfezione il modello originale di Carlo. Capisco. Beh, sei stato davvero eccezionale. Ben fatto, Tristano. Ora sei a tutti gli effetti un eroe yokai. Già, sembrerebbe di sì. Io vi proteggerò, amici. E anche questa è fatta, signori spettatori. Ok. 21.000 punti esperienza. E non mi fanno schifo. Mi piacciono molto questi tanti punti esperienza. Ad ogni modo, prima di concludere il video, direi di andare al giorno successivo e vedere che succede, perché questo sblocca la storia. Tristano 2.37. Ah, beh, dai. Non è poco. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo, un'altra missione che ci aspetta al Y-Lab. Insomma, le missioni stanno iniziando ad essere tutte quante sbloccate man mano che andiamo avanti. Volevo salutare questo, ma non mi ha dato il tempo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!